andiamo a presentare tutti i ragazzi e le ragazze impegnati. Partiamo dai pro, che sono loro. Allora, dei pro ci sono, ci dicono il nome, così intanto l'emozione va giù. Salve a tutti, sono Chiara Caserta e sono la prima speaker della Casa Pro. Salve a tutti, sono Francesco Grisolia, secondo speaker in replica. Salve a tutti, sono Giulia D'Angelo e sono la terza speaker della Casa Pro. Un applauso alla Casa Pro! Partiamo da lì? Obbedisco, vero? Hanno tutte le loro regole. Allora, per quello che riguarda Bassano del Grappa... Buongiorno a tutti, sono Giuliano Bisinella, primo speaker della squadra contro. Buongiorno a tutti, sono Fatoumata Fall, seconda speaker della squadra di opposizione del Veneto. Buongiorno a tutti, sono Gian Nardon, terzo speaker della squadra di opposizione. Ok, adesso passerò tutto. Complimenti, un altro applauso. Grazie. Passerò tutto il tempo del dibattito a domandarmi come mai la squadra pro ha detto salve a tutti e l'altro invece la squadra contro buongiorno a tutti. Ci deve essere una strategia anche in questo. Va bene. Allora, che cosa devo fare? Devo, niente. Sì, ci mancherebbe altro. È la cosa più importante che devo fare, è logico. No, no, ma no, basta, ci siamo, eh? Voglio dire, intendevo non avevo altro prima, questo lo so. Ok, allora, ci siamo. Vi do il titolo della mozione per la finale, che è il seguente: l'obsolescenza programmata è un fattore che favorisce lo sviluppo tecnologico. Allora, a questo punto devo restituire il microfono a loro. Credo che possiamo dare avvio alla finale. Sono qualche minuto dopo le 10, eh? E quindi il microfono lo do a loro, ma ovviamente cominceranno a dibattere i ragazzi e le ragazze di Termoli. Il mio intervento inizierà fra 3, 2, 1. Salve a tutti e a tutte, mi chiamo Chiara Caserta e sono la prima speaker della Casa Pro alla mozione L'obsolescenza programmata è un fattore che favorisce lo sviluppo tecnologico. Innanzitutto vorrei presentare alcune definizioni che ci aiuteranno a comprendere meglio i termini chiave dell'argomento su cui oggi andremo a discutere. Sono definizioni piuttosto articolate, ma ciò si risulta necessario per la comprensione della nostra linea argomentativa. Innanzitutto vorrei definire sviluppo tecnologico come attività deliberata delle imprese e delle istituzioni tesa a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli. Le innovazioni apportate dallo sviluppo tecnologico possono essere radicali, ovvero quelle che modificano radicalmente un paradigma di produzione, oppure creano ex novo un nuovo mercato. Oppure possono essere incrementali, ovvero coloro che migliorano i prodotti e i processi già esistenti, conferendo all'impresa un vantaggio di prodotto o di processo. Per quanto riguarda invece l'obsolescenza programmata in sé, la mia squadra la intende come un'espressione riferita al processo mediante il quale, nelle moderne società industriali, vengono suscitate nei consumatori esigenze di accelerata sostituzione di beni tecnologici o di altre tipologie. Tale processo viene attivato dalla produzione di beni soggetti ad un rapido decadimento di funzionalità e si realizza mediante opportuni accorgimenti introdotti in fase di produzione che comportano una durata del prodotto inferiore a quella tecnicamente possibile, così da spingere ad acquisti di rimpiazzo. Prima di tutto, ci terrei ad introdurre il complesso fenomeno di cui oggi andiamo a discutere, facendo anche un cenno alle sue origini storiche. Era la fine dell'Ottocento quando la lampadina a filamento stava riscuotendo un boom di acquisti. Poco tempo dopo, le aziende migliori del settore iniziarono a cooperare e organizzarsi per cercare di offrire ai consumatori un prodotto sempre migliore. Ma dobbiamo aspettare il 1924 per assistere a una vera e propria rivoluzione. In quest'anno, infatti, circa 30 aziende provenienti da tutto il mondo si riunirono a Ginevra per formare una convenzione dal nome Convenzione per lo sviluppo e il progresso dell'industria internazionale delle lampade elettriche a incandescenza. Grazie a tale accordo, ogni membro avrebbe condiviso, ad esempio, le quote di vendita, le aree commerciali, i prezzi, ma soprattutto gli standard da rispettare riguardo al prodotto. Uno fra questi era senz'altro la durata. Le
Le aziende infatti decisero di produrre lampadine che si limitassero a durare al massimo 1000 ore, pena una severa sanzione. Questo infatti ci dimostra come questa convenzione è il primo effettivo esempio di obsolescenza programmata, dato che all'epoca le lampadine potevano raggiungere una durata massima di circa 2500 ore. La definizione di questo fenomeno però comparve per la prima volta nel 1932, quando il mediatore immobiliare Bernard London propose che fosse imposta dalla legge addirittura una legge alle imprese che riducesse la vita di un determinato prodotto in modo da risollevare i consumi negli Stati Uniti a seguito della Grande Depressione. Vorrei passare in questo momento alla nostra linea argomentativa, che si svilupperà in tre punti fondamentali. Il primo, secondo cui nel processo dell'obsolescenza programmata è insito e presupposto uno sviluppo tecnologico. Il secondo, secondo il quale l'obsolescenza programmata e lo sviluppo tecnologico condividono la stessa natura. E il terzo, secondo cui l'obsolescenza programmata favorisce lo sviluppo anche in senso economico, fondamentale per la realizzazione dello stesso. Il primo punto verrà affrontato e approfondito da me nel corso del mio intervento, mentre gli altri due saranno sviscerati e analizzati dal mio compagno Francesco, secondo speaker della mia squadra. Detto questo, passo alla mia argomentazione. È quindi evidente che gli aspetti fondamentali di questo processo talmente complesso di cui oggi stiamo discutendo siano due, quello tecnologico e quello economico. Durante il dibattito la mia squadra affronterà entrambi, ma in questo caso vorrei concentrarmi sul primo, osservandolo più nel dettaglio. Il processo dell'obsolescenza, come ho già detto, è complesso, pieno di regole, ma soprattutto si compone di due fasi distinte per raggiungere l'obiettivo che si prefigge. La prima fase consiste nella produzione di prodotti non durevoli, oppure più conosciuto, più lampante dell'obsolescenza programmata, ovvero l'eterno dilemma del consumatore che, trovandosi alle prese con un apparecchio o un prodotto che non funziona più dopo un breve lasso di tempo, si trova ad un bivio: cercare di riparare il prodotto che già ha oppure acquistarne uno nuovo. La seconda fase dell'obsolescenza programmata, infatti, consiste proprio in questo. Infatti, per le aziende è necessario rendere più conveniente per il consumatore acquistare il prodotto nuovo invece di riparare il vecchio. L'azienda come può fare ciò? È una domanda che ci sorge spontanea. E la risposta è molto molto semplice. Innanzitutto il prodotto nuovo va pensato, realizzato, introdotto sul mercato. Proprio perché appunto questa scelta debba essere conveniente, è necessario che il prodotto sia, insomma, più appetibile al consumatore, abbia delle innovazioni, debba essere diverso dal precedente, debba essere più avanzato. E questo, effettivamente, cosa presuppone su un piano puramente logico e fattuale? Uno sviluppo tecnologico. Infatti, per esempio, una persona, qualsiasi persona, il cui telefono ha smesso di funzionare dopo soli 2 anni, non sceglierà mai di acquistare lo stesso modello. Cercherà qualcosa di meglio, cercherà qualcosa di più sviluppato. Ma mi spiego meglio. Un'azienda che deve introdurre sul mercato un prodotto successivo ai precedenti, che debba quindi migliorarli e sostituirli eventualmente, non può farlo senza che ci sia effettivamente stato un progresso tecnologico e di conseguenza uno sviluppo tecnologico quando queste innovazioni, queste migliorie vengano applicate ai processi produttivi. Non dimentichiamoci che addirittura alle origini di questo complesso fenomeno, addirittura nel 1924, quelle aziende avevano ben chiaro il nucleo fondamentale di questo fenomeno e il suo fine. Infatti, addirittura nel nome dell'accordo che quelle aziende presero è chiaro questo, che ripeto essere convenzione per lo sviluppo e il progresso dell'industria. Quindi l'obsolescenza programmata favorisce lo sviluppo tecnologico proprio perché il processo che le aziende avviano quando fanno ricorso ad essa implica e presuppone che le aziende stesse debbano contestualmente predisporre uno sviluppo tecnologico proprio per offrire al consumatore un prodotto più sviluppato. Innanzitutto vorrei anche dire che senza obsolescenza programmata, cioè senza sviluppo tecnologico, scusatemi, l'obsolescenza programmata non avrebbe motivo di esistere, poiché nessuna azienda che sceglie di metterla in pratica potrebbe farlo senza la seconda fase, senza il nucleo fondamentale di questo processo, appunto,
Se così accadesse, inoltre, le aziende finirebbero per non sopravvivere al mercato. Perché? Semplicemente perché offrirebbero prodotti scadenti, prodotti appunto disegnati per durare poco, ma senza poter offrire al consumatore qualcosa che li sostituisca, qualcosa di meglio. Per questo la nostra squadra è convinta del fatto che l'obsolescenza programmata non solo favorisca, ma addirittura presupponga uno sviluppo tecnologico alla sua base. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Giuliano, primo speaker della squadra di opposizione. Vorrei iniziare il mio intervento confutando le definizioni dei termini della mozione così come sono stati presentati dalla Casa di Governo. Di fatto notiamo come ci sia stata una contraddizione tra la definizione portata di obsolescenza programmata che riporto nel suscitare nei consumatori un bisogno accelerato di sostituzione dei beni e l'accezione la quale ha assunto durante il discorso, durante l'argomento della prima speaker, il quale verteva sulla produzione di prodotti non durevoli. Di fatto, quest'ultima accezione, se ci limitassimo a considerare quest'ultima accezione, non consisterebbe nel suscitare nei consumatori un bisogno accelerato di sostituzione dei beni, li obbligherebbe semplicemente. La definizione portata dalla Casa di Governo ci sembra più simile alla definizione di obsolescenza, certo, nella sua accezione però di obsolescenza psicologica, che vorrei riportare, la quale è un'obsolescenza basata su strategie di marketing, pubblicità, creano all'interno del consumatore un continuo desiderio di comprare e consumare prodotti presentati come nuovi allettanti. E in secondo luogo riteniamo necessario sottolineare come la Casa di Governo abbia ignorato il fattore di maggior rilievo, ovvero il fatto che lo sviluppo tecnologico, proprio in virtù dell'incontrovertibile accezione positiva del termine sviluppo, non possa implicare solo ed esclusivamente un'azione innovativa, evolutiva della tecnologia, ma anche, e direi soprattutto, un fondamentale apporto di benessere in termini sociali, ambientali, territoriali, umani in senso lato. Alla luce di tale premessa, illustro la linea argomentativa della mia casa, la quale io, come primo speaker, dimostrerò come l'obsolescenza programmata sia causa di una crescita economica piuttosto che di uno sviluppo tecnologico. Fatu, come seconda speaker, argomenterà attorno al concetto di responsabilità sociale d'impresa, fattore che, a differenza dell'obsolescenza programmata, rende possibile un effettivo sviluppo tecnologico. Giona, come terzo speaker, confuterà le argomentazioni della casa avversaria portando esempi a sostegno delle nostre tesi. La definizione precedentemente fornita di sviluppo tecnologico mi è fondamentale, mi è necessaria per introdurre al mio argomento, ovvero il concetto secondo cui l'obsolescenza programmata non possa in alcun modo essere correlata ad un concetto alcuno di sviluppo. Questo perché, pur consapevoli del fatto che la mozione ci impone di fatto l'analisi del binomio sviluppo tecnologico, riteniamo necessario collocarlo e contestualizzarlo al giusto modo, in quanto l'analisi di tale binomio è, per così dire, fine a se stessa, se non avviene in concordanza con l'analisi di un altro binomio, sviluppo economico. Potremmo definirlo come il quadro macroanalitico entro il quale lo sviluppo tecnologico di fatto prende forma. Con il termine sviluppo economico facciamo riferimento non soltanto all'accrescimento, all'incremento, appunto alla crescita, aspetto diverso, di aspetti di valori numerici, quantificabili, numericamente misurabili, ma anche e soprattutto a fattori fondamentalmente ed intrinsecamente qualitativi, i quali ineriscono ad un miglioramento del benessere della persona che fruisce di tali tecnologie, contestualizzando l'ambito all'interno della mozione. Imputabili chiaramente a diversi fattori, come possono essere fattori culturali, sanitari, assistenziali, sanitari. Quanto appena elencato, oggi più che mai non può dirsi in alcun modo completamente. Prego. Ma quindi voi non riconoscete uno sviluppo tecnologico, per esempio, dal computer fisso a un computer mobile, oppure addirittura un'intelligenza artificiale? Ti ringrazio per la domanda.
Quanto hai appena riportato, noi lo riteniamo un'attività di innovazione, senz'altro di evoluzione logica. Ha portato un cambiamento anche a livello componentistico di tecnologia assolutamente incontrovertibile e innegabile. Ma di fatto non si può parlare di sviluppo tecnologico per i motivi che andrò ad esplicare durante il mio discorso. Quanto appena citato, riprendendo il mio discorso in relazione quindi ai fattori sanitari, assistenziali, che di fatto sono i fattori che vertono proprio sul miglioramento del benessere, della qualità della vita di coloro che fruiscono di tali tecnologie, non possono oggigiorno dirsi in alcun modo completamente slegati da una presenza, da una componente tecnologica di, se volessimo, automazione, di supporto, la quale di fatto garantisce, favorisce uno sviluppo nel senso che favorisce un benessere, un aumento della qualità della vita di coloro che fruiscono di tali servizi. E quindi è in questi termini che ci sentiamo di parlare di sviluppo, quando l'azione innovativa, evolutiva della tecnologia non è fine a se stessa, non è volta esclusivamente al perseguimento di un fine, se volessimo, economicamente edonistico, ma è volta quanto, ma è piuttosto volta al miglioramento delle condizioni di vita umane. Tale contestualizzazione semplifica, permette di fatto la comprensione della distinzione che intercorre tra lo sviluppo economico, ripeto, ambito entro il quale trova spazio lo sviluppo tecnologico, e il concetto di crescita. Seppur di fatto utilizzati colloquialmente come sinonimi, il termine crescita indica un concetto assolutamente completamente diverso, in quanto basa sulla sola espansione, sul solo incremento, sul solo accrescimento, come prima esplicato, di valori quantificabili, numericamente misurabili. Contestualizzandola di fatto in riferimento alla mozione, a quanto precedentemente esplicato, una crescita economica fa riferimento al solo accrescimento, alla sola espansione di grandezze economiche reali. Per riportare un esempio, la grandezza economica reale presa in considerazione a livello internazionale ed economico per eccellenza è il prodotto interno lordo, il quale basa sul solo accrescimento della ricchezza prodotta all'interno di un paese. Non prende in considerazione alcun aspetto di sviluppo. L'evidente differenza tra i due concetti, che ripeto sono solo colloquialmente utilizzati in maniera intercambiabile, è fondamentale premessa per meglio comprendere quello che è il mio argomento, ovvero il concetto secondo cui l'obsolescenza programmata sia incontrovertibilmente inerente ad un concetto di crescita economica, ma sia assolutamente estranea ad un concetto di sviluppo nella sua accezione più piena. L'ho affermato all'inizio del mio discorso e parzialmente l'ha affermato anche la squadra avversaria. L'obsolescenza programmata consiste nell'inserimento intenzionale all'interno di un prodotto di una componente che vada a limitare la durata di vita dello stesso. Come può tale intenzionalità, tale inserimento di una componente che vada a durare, a limitare la vita utile del bene, essere in qualche modo correlato ad un concetto di sviluppo? La riteniamo una cosa assolutamente antitetica, non può essere logicamente collegabile. Ci appare piuttosto come l'innesto di un fenomeno di sovrapproduzione, quindi di emissione accelerata all'interno del mercato di beni, i quali peraltro sono qualitativamente scarsi e che obbligano pertanto il consumatore ad un acquisto ciclico ripetitivo, aumentando il divario che intercorre tra i grandi consumatori, tra i grandi produttori, e i consumatori privati, rendendo ancora più difficile poter parlare di uno sviluppo in senso proprio. Riassumendo quanto esposto, la mia casa si dimostra fermamente convinta del fatto che l'obsolescenza programmata sia assolutamente estranea da un concetto di sviluppo tecnologico, nel senso di accrescimento del benessere dell'essere umano, ma che sia più inerente ad un concetto di crescita economica nella sua accezione di aumento della ricchezza prodotta. Vi ringrazio per l'ascolto. Passo la parola al secondo speaker della Casa di Governo.
Tutti, sono Francesco, secondo speaker della squadra pro, e il mio onere sarà quello di confutare le affermazioni della squadra avversaria e di concludere la linea argomentativa della mia squadra. Partendo da il primo, ovviamente, intervento della squadra contro, le confutazioni e in parte le argomentazioni portate avanti si sono basate molto su un concetto teorico, diciamo così, di definizione, dove sostanzialmente c'è stata indicata una differenza tra evoluzione tecnologica e sviluppo tecnologico, che secondo loro sono due fattori diversi, e anche una differenza sostanziale tra il concetto di crescita e di sviluppo economico. Difatti, però, la squadra contro non è mai riuscita a scendere nel pratico, dimostrando in maniera fattuale la differenza di questi due concetti. Tra l'altro, i due concetti non sono stati neanche ampiamente definiti secondo delle terminologie, diciamo così, oggettive. Non c'è stato riferimento a definizioni di dizionario o cose del genere. Questo implica che cosa? Che semplicemente la squadra pro ha dato, la squadra contro ha dato un'interpretazione diversa dei due fattori, senza poi nella realtà pratica dimostrarci la differenza. Quindi potremmo dire che sono state delle argomentazioni su un tema come questo dell'obsolescenza, in un'interpretazione della nostra squadra che invece vuole dimostrare fattualmente come stiano le cose, che di fatto si ferma solo alla teoria da questo punto di vista. Infatti, scendendo un po' più nello specifico, sostanzialmente il concetto di sviluppo è stato, diciamo così, o meglio, il concetto di sviluppo tecnologico è stato accorpato generalmente nel concetto di sviluppo. Cioè, secondo loro, lo sviluppo tecnologico, poiché uno sviluppo, si attesta solo nel momento in cui si migliora la, diciamo così, la qualità, o si ha un benessere relativo per chi ne usufruisce. Ma di fatto, a livello pratico, nel momento in cui io prendo un apparecchio e ne prendo uno successivo che è stato prodotto 2 anni dopo e quella componente presenta a livello tecnologico delle innovazioni, quello è uno sviluppo tecnologico, perché l'oggetto si sarà appunto sviluppato nel corso del tempo. E come dimostrerò all'interno della mia argomentazione, in realtà questo fattore è semplicemente dal fatto che l'azienda adotti questo tipo di strategia. Ma vorrei affrontare anche il tema, diciamo, presupponendo il fatto che lo sviluppo economico significhi che in realtà non c'è solo una crescita economica, ma c'è anche un conseguente benessere, vorrei comunque analizzare in un certo senso lo status quo. Perché l'obsolescenza programmata permette a chi usufruisce, a chi compra, ai compratori, anche di avere degli oggetti che pagano inferiormente, sostanzialmente, rispetto al prezzo che di norma dovrebbe costare. Questo implica che cosa? Che i compratori sostanzialmente potranno attingere... Sì, grazie, accetto. Ti ringrazio per aver accettato la domanda. Ti volevo chiedere, avete qualche dato che si riferisce a qualche azienda che dichiara esplicitamente di operare in un regime di obsolescenza programmata? Grazie. Rispondendo a questo punto, io credo non ci sia bisogno di mostrare dei dati, perché la realtà dei fatti parla. L'obsolescenza programmata nasce nel 1930, ok? Da quel momento in poi la maggior parte delle aziende hanno adottato questo tipo di strategia, ma per quale motivo? Perché era essenziale per il loro sviluppo economico. Quindi non c'è bisogno di portare dati, in realtà la maggior parte delle multinazionali e delle grandi aziende adottano questo tipo di strategia, ed è fattuale che sia così, e se non lo adottassero entrerebbero in crisi, e questa è la realtà dei fatti. Passando a questo punto alla mia linea argomentativa. Come ha anticipato il primo speaker della mia squadra, io mostrerò come la natura dello sviluppo tecnologico sia sostanzialmente condivisa dalla natura dell'obsolescenza programmata. In che senso? Nel senso che lo sviluppo tecnologico
presuppone uno dei suoi fattori più importanti e caratteristici è il fatto che acceleri i tempi dei processi e delle innovazioni. Cioè, l'obiettivo dello sviluppo tecnologico è quello sostanzialmente di accelerare i tempi dei processi, cioè di produrre, diciamo così, ridurre sempre progressivamente i tempi della produzione da un oggetto meno innovativo ad uno più innovativo. Vi faccio ovviamente un esempio storico. Se volessimo risalire alla creazione della macchina a vapore e considerassimo quanto tempo è passato rispetto alla tecnologia del computer, saranno passati 100 anni. Dal computer allo smartphone 50, dallo smartphone all'intelligenza artificiale 15-20. Quindi qual è l'obiettivo dello sviluppo tecnologico o uno dei fattori più importanti che lo caratterizzano? Il fatto di accelerare i tempi di questi processi. Ecco, che cosa fa l'obsolescenza programmata? Sostanzialmente la stessa cosa. Cioè l'obsolescenza come sua natura, come principio fondante, fa che cosa? Accelera i tempi dei processi dalla produzione di un oggetto meno innovativo ad uno più innovativo. È fattuale a tutti il fatto che, per esempio, industrie, aziende come la Apple abbiano sempre di più progressivamente abbassato questi tempi, di fatto mettendo sul mercato uno strumento prima nel corso di anni, poi nel corso addirittura di mesi, come succede oggi. Passando invece al mio secondo punto, cioè come effettivamente ci sia bisogno di fondi sostanzialmente per contribuire allo sviluppo tecnologico, sostanzialmente faccio questo tipo di ragionamento. Adesso, perché ci possa essere uno sviluppo tecnologico, c'è bisogno di fondi. Cioè c'è bisogno di grande quantitativo di fondi che ovviamente le industrie devono, diciamo così, presupporre al finanziamento, no, di questa crescita tecnologica. Adesso, ovviamente, l'obsolescenza programmata gli viene in aiuto, nel senso che gli permette di ottenere dei fondi extra che in realtà lei potrà reinvestire nello sviluppo tecnologico. Ma perché fa questo? Perché, come spiegava la mia prima speaker, fa parte della natura stessa dell'obsolescenza. Cioè è impensabile che un'industria decida di adottare questo tipo di strategia e poi non si innovi tecnologicamente, sarebbe sostanzialmente un suicidio dal punto di vista del mercato. Quindi sostanzialmente lo fa e conseguentemente, crescendo gli introiti dell'azienda, cresceranno anche i fondi che destinerà allo sviluppo tecnologico, alla ricerca scientifica. Difatti vi porto i dati, per esempio, della Apple, che passando dal 2010 al 2020 ha incrementato, è passata da un quantitativo di fondi destinato allo sviluppo di 3 miliardi ad uno di 20 miliardi in un decennio. Quindi vedete il dato come si è moltiplicato. Questo che cosa significa? Che parallelamente l'industria, nel momento in cui ha guadagnato di più, proprio grazie al fatto che produceva più oggetti e che gli oggetti vendevano di più, ha conseguentemente sostanzialmente destinato più fondi alla ricerca tecnologica stessa, di fatto incrementando lo sviluppo tecnologico, che poi ovviamente viene di fatto riportato all'interno degli oggetti che l'azienda mette sul mercato. Quindi, nel corso del mio intervento ho dimostrato come sostanzialmente lo sviluppo tecnologico e l'obsolescenza condividano la stessa natura e come sostanzialmente sia necessaria l'obsolescenza programmata per avere fondi per lo sviluppo tecnologico. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Fatu, seconda speaker della squadra di opposizione. Esordisco confutando le argomentazioni portate dalla squadra avversaria, innanzitutto ribadendo la contraddizione che c'è stata per quanto riguarda la linea della prima speaker, la quale prima ha dato la definizione di obsolescenza programmata, poi ha fatto un misto tra obsolescenza programmata ed obsolescenza psicologica. E questa contraddizione l'abbiamo vista anche nel secondo speaker, il quale ha parlato di, ci ha portato l'esempio di Apple, parlandoci dell'aumento della crescita dei prodotti che sono stati venduti, appunto. Noi a tal proposito vorremmo farvi notare che la velocità
di produzione da parte di un'azienda, oppure la quantità di prodotti che un'azienda produce non per forza si ricollega all'obsolescenza programmata. E come ve lo dimostriamo questo? Attraverso un argomento a cui passerò più avanti. Intanto però vorrei fare un altro appunto per quanto riguarda le diverse concezioni di sviluppo che abbiamo notato tra le due squadre. La mia squadra ritiene che sviluppo presuppone lungimiranza, sviluppo presuppone sostenibilità, sviluppo tecnologico, sviluppo economico. La squadra avversaria penso non abbia capito la definizione che la mia squadra ha dato di sviluppo economico e la distinzione che c'è appunto tra crescita e sviluppo. Ciò che noi riteniamo è che l'obsolescenza programmata provochi, quindi favorisca sicuramente la crescita economica, ma solamente ai fini del produttore, dell'imprenditore, dell'azienda stessa, senza però pensare a tutti quegli aspetti che vengono presi in considerazione in quella che è la concezione di sviluppo. Se parliamo di sviluppo economico, abbiamo l'attenzione da parte dell'azienda, di tutti gli stakeholder, ovvero i clienti, i lavoratori, gli investitori, ma l'intera comunità in cui l'azienda opera. Se invece parliamo di sviluppo tecnologico, prego. Non credi che i lavoratori all'interno di quell'industria, nel momento in cui l'industria guadagna di più, ovviamente ne avrebbero vantaggio da questa cosa? Grazie per questa domanda. Io a tal proposito vorrei farti notare che noi non abbiamo la garanzia che un imprenditore tenga davvero al benessere dei propri dipendenti, e questo ve lo posso dimostrare facendo anche un appunto a un'argomentazione che è stata portata proprio da te, secondo speaker, sottolineando che le multinazionali hanno dato la possibilità di avere maggiori fondi proprio perché praticano l'obsolescenza programmata. E quindi collegate ciò che è questa obsolescenza portata dai fondi investiti dalle multinazionali per lo sviluppo tecnologico. A tal proposito vorremmo farvi notare tutti gli aspetti che si celano dietro le multinazionali, che non possono essere additate come soggetti che favoriscono lo sviluppo, assolutamente. E adesso passo proprio al mio argomento per rendere più effettiva ciò che è la posizione della mia squadra. Mi riferisco al concetto di responsabilità sociale di impresa. Responsabilità sociale di impresa, che è un approccio che incoraggia le aziende ad agire in modo sostenibile, tenendo conto degli interessi propri e di tutti gli stakeholder, come ho appena detto. Interesse, attenzione, che non presuppone una limitazione di quelli, intanto ecco adesso torno indietro un attimo perché devo fare un appunto importantissimo in quella che è la linea della squadra avversaria, in quanto non abbiamo mai sentito parlare di quella che è la produzione di questi prodotti con una durata limitata. Il primo speaker della mia casa vi ha fatto notare come ci sia l'uso di prodotti, di materiali deteriorabili, materiali di qualità bassa, proprio per garantire il basso costo di cui parlate. Basso costo però che è ciclico, quindi qual è il vantaggio dell'obsolescenza programmata se al pari delle aziende che non producono in regime di obsolescenza programmata l'acquisto è ciclico, quindi alla fine si arriva comunque allo stesso costo, allo stesso importo che il consumatore deve pagare per usufruire di un determinato bene, per una qualità inferiore poi, perché ribadiamo che i materiali che vengono utilizzati sono di qualità bassissima, estratti sfruttando la manodopera. Quindi ritornando al concetto delle multinazionali, sfruttare la manodopera. Fatti che riguardano lo sviluppo tecnologico che secondo la mia casa è favorito dalla responsabilità sociale d'impresa, perché è un'azienda responsabile, un'azienda attenta alle esigenze della società a poter mettere in pratica quelle azioni atte allo sviluppo, sviluppo in lungimiranza, in vista di un futuro che non può essere garantito dall'obsolescenza programmata, in quanto, ripeto, le risorse che vengono utilizzate sono esauribili, sono deteriorabili, di bassa qualità, oltre allo sfruttamento dei lavoratori. Quindi tutto ciò che c'è di negativo in quella che è l'obsolescenza programmata può semplicemente essere riassunta in tre punti. Produzione di rifiuti, una quantità enorme di rifiuti,
contro cui si batte l'Unione Europea, contro cui si battono le diverse organizzazioni internazionali attraverso trattati, attraverso convenzioni. Pensiamo ad esempio a una proposta di legge che è stata fatta proprio dall'Unione Europea per limitare quella che è l'obsolescenza programmata. Come possiamo pensare che l'obsolescenza programmata produca, favorisca sviluppo tecnologico se viene limitata, se si vuole limitarla? Assolutamente noi non siamo d'accordo con questa posizione, non siamo d'accordo con questa mozione e anzi ribadiamo l'importanza di quella che è la limitazione dell'obsolescenza programmata. Un altro punto che vorrei, che fa parte della mia argomentazione, ma è anche una confutazione, vorremmo farvi notare che per raggiungere lo sviluppo tecnologico, l'utilizzo di materiali deteriorabili, lo sfruttamento delle risorse, della manodopera, l'obbligazione che viene data, obbligando quindi i clienti ad acquisti ciclici, che non fanno altro che diminuire il loro potere d'acquisto, non è necessario per lo sviluppo tecnologico. Per lo sviluppo tecnologico, come vi ho già dimostrato nel mio argomento, basta l'attenzione da parte delle aziende, aziende attente alle esigenze sociali, alle esigenze ambientali che investono in ricerca e sviluppo. Un'azienda che sfrutta la manodopera, che sfrutta le risorse del pianeta, non può assolutamente essere attenta e non possiamo avere la garanzia che queste aziende investono in ricerca e sviluppo proprio per garantire lo sviluppo. E proprio riguardo a questo punto la squadra avversaria non ci ha mai portato un singolo dato che ci dimostri che le aziende, le multinazionali di cui tanto parlano, producano davvero, investano davvero su quello che è lo sviluppo tecnologico, perché abbiamo più volte ribadito che lo sviluppo tecnologico non deve per forza essere raggiunto attraverso l'obsolescenza, attraverso pratiche non sostenibili sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale. Assumendo e riconcludendo il mio discorso, ho confutato l'argomentazione dei primi due speaker della squadra avversaria, ho ripreso l'intervento del primo speaker della mia casa e ho argomentato attorno al concetto di responsabilità sociale d'impresa, unico approccio che può favorire un effettivo e vero sviluppo, sia tecnologico, sia economico e antropologico, ovviamente. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Giulia D'Angelo, sono la terza speaker della casa pro alla mozione e sarà mio onore quello oggi di andare a confutare le asserzioni portate avanti dalla squadra avversaria. Andando per importanza, quindi partendo dall'ultimo concetto che ci è stato portato avanti, quindi quello della responsabilità di impresa. Ora, abbiamo leggermente spostato il focus su altre problematiche, su problematiche morali. Cioè, il fatto che all'interno di un'azienda non spesso vengono perseguiti grandi valori, non spesso si porta attenzione al personale, non spesso si porta l'attenzione alla qualità dei prodotti, non dimostra di fatto che senza l'obsolescenza programmata lo sviluppo sarebbe più veloce. Dimostra l'esistenza di altri problemi che in realtà esulano da quello dell'obsolescenza programmata, perché se un'azienda sceglie di sottopagare i suoi dipendenti e di sfruttarli, lo farà indipendentemente dal guadagno netto che ha. Ok? Quindi, andando avanti, legata a questa argomentazione c'era la questione del basso costo e quindi bassa qualità. Allora, vorrei fare un attimo un appunto a riguardo, perché dovremmo anche guardare un attimo indietro a quello che è successo qualche anno fa, qualche centinaio di anni fa. Nel momento in cui c'è stata la rivoluzione industriale e quindi effettivamente i prodotti hanno diminuito la loro qualità, ne è scaturito un grandissimo benessere perché tutti potevano permettersi quei prodotti. Quindi, a meno che non vivessimo in un mondo utopico dove ti porta ad un benessere, benessere che è la loro clausola di definizione per sviluppo. Quindi, anche volendo seguire la vostra stessa definizione di sviluppo, di fatto anche un basso costo porta a uno sviluppo tecnologico, porta ad un benessere. Ma veniamo a questo punto: lo sviluppo porta benessere, ma l'innovazione è diversa dallo sviluppo. Perché?
Perché lo sviluppo non può portare benessere? Quando i nostri telefoni si sono staccati dal filo e abbiamo iniziato a portarli in giro e poter chiamare i nostri figli, i nostri parenti, anche in posti diversi dalle nostre case, non c'è stato un benessere nella società? Non c'è stata innovazione, quindi benessere? Quindi anche volendo seguire la vostra definizione di una sovrapposizione di scissioni arbitrarie che avete fatto, comunque la nostra linea sussiste. Prego. Riesce a dimostrare che il passaggio tra, per esempio, telefono col filo e telefono senza filo sia stato fatto grazie all'obsolescenza programmata? Riuscite a dimostrare che l'avremmo fatto prima senza l'obsolescenza programmata? No, perché i soldi che le aziende investono è proporzionale al loro guadagno, quindi più guadagnano più investono. Infatti c'è stata mossa anche l'accusa di non aver portato dati, ma di fatto noi abbiamo dimostrato che un'azienda più guadagna più è capace di investire e quindi più è capace di innovarsi. Di fatto, no, grazie rifiuto, l'innovazione è stato un percorso esponenziale. Cioè, da quando è sorta l'obsolescenza, è stato esponenziale lo sviluppo. Perché? Perché le aziende hanno avuto un guadagno altrettanto esponenziale. Quindi andiamo avanti con il concetto che veloce non significa favorire lo sviluppo. Allora, c'è stato detto che il fatto che messi sul mercato prodotti più innovativi in meno tempo, in realtà non è sviluppo. Beh, in realtà sì, perché favorisce più velocemente quel benessere di cui tanto parlate. Fatto sta che non è legato al fatto della tempistica, cioè che è legato al fatto della tempistica. Quindi favorire significa renderlo più veloce, significa esserci. Se voi dite che tutto ciò che va contro l'ambiente, che va contro quei valori morali, non è sviluppo, state di fatto negando che tutto ciò che è stato negli ultimi 30, negli ultimi 40 anni, non è sviluppo, il che è molto difficile da sostenere, perché andatemi a dire che tutte le innovazioni che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni non ci hanno portato un benessere, venitemi a dire che quindi andate contro la vostra stessa definizione di sviluppo. Grazie, rifiuto. Quindi andando avanti vorrei parlare anche di un'altra questione, cioè il fatto che ci avete accusato di aver confuso l'obsolescenza psicologica con l'obsolescenza programmata. Allora, siamo d'accordo che hanno due risvolti diversi e siamo d'accordo che l'obsolescenza programmata è di fatto più forte di quella psicologica, perché se quella psicologica, quindi il fatto di comprare un nuovo prodotto quando non mi si rompe il mio, viene soltanto nel momento in cui io riesco a togliermi uno sfizio, diciamo, l'obsolescenza programmata va incontro alla necessità di sostituire quel prodotto, quindi di fatto ancora più forte dell'obsolescenza psicologica. Vorrei passare a un'altra questione, alla questione che ci è stata mossa dal punto di vista ambientale. Allora, innanzitutto, i problemi ambientali, quindi dei rifiuti, quindi dell'inquinamento, è intrinseco nell'industria, non nell'obsolescenza. Quindi, riprendendo la questione storica, da quando c'è stata la rivoluzione industriale, si è iniziato a parlare di inquinamento. E quindi l'inquinamento non è sorto con l'obsolescenza programmata e non si eliminerà eliminando utopicamente l'obsolescenza programmata, perché ricordiamoci, è quella che ad oggi porta gran parte del benessere. Quindi, anche qui, questa argomentazione cade. Ma cade anche nel fatto che se perseguite i valori dell'ambiente, se perseguite il valore della protezione delle persone, non lo state risolvendo togliendo l'obsolescenza. Se voi mi portate il valore secondo cui i dipendenti vengono sfruttati e poi sostenete che togliendo l'obsolescenza lo sviluppo sarebbe più veloce, non mi risolvete il problema che mi state portando, non mi risolvete la questione ambientale, non mi risolvete la questione morale. Perché questi sono problemi intrinsechi all'industria e non intrinsechi all'obsolescenza programmata. Andiamo a vedere quindi le due città, quindi le due strutture argomentative che sono state portate avanti dalle squadre. Da una parte la loro è una definizione arbitraria di crescita, di economia e di sviluppo, che noi abbiamo dimostrato poter rientrare anche all'interno della nostra stessa linea argomentativa. Quindi di fatto inglobando quello che è stato il loro pensiero. Se voi pensate, noi abbiamo portato definizioni da dizionario, loro hanno portato definizioni scelte da loro
perché più comode per sostenere la loro posizione, ma noi di fatto abbiamo dimostrato che la nostra linea sussiste con entrambe le definizioni. Andando avanti, hanno portato avanti anche l'accusa secondo cui noi non avessimo dato garanzie, non avessimo dato dati, non avessimo dato prove, ma anche questo non è vero, perché abbiamo preso per esempio una grande multinazionale, ma questo stesso ragionamento si può applicare anche ad altre industrie. Hanno portato poi il valore della responsabilità sociale d'impresa e quello del fatto secondo cui l'obsolescenza favorisca anche questi problemi. Ma abbiamo anche dimostrato qui che questi problemi sono insiti all'interno dell'industria e non all'interno del concetto di obsolescenza. Mentre le nostre argomentazioni di sviluppo presupposto all'interno dell'obsolescenza non sono state toccate. Infatti non è stato dimostrato che senza l'obsolescenza le industrie comunque andrebbero avanti a uno sviluppo o comunque andrebbero avanti a uno sviluppo più veloce. Anche la nostra seconda argomentazione in cui, secondo cui l'obsolescenza programmata e lo sviluppo vanno di pari passo, seguono la stessa natura, quindi uno alimenta l'altro. Anche questa di fatto è stata quasi concordata dall'altra parte, perché nel momento in cui ci dite che porta, che porta guadagno alle multinazionali ed è dimostrato dal fatto che tutte le multinazionali continuano ad applicarlo, anche lì questa argomentazione sostanzialmente è rimasta in piedi. E l'ultima, l'obsolescenza programmata favorisce un benessere economico, rientra nella vostra definizione di sviluppo. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti, sono Giona, terzo dibattente della squadra di opposizione. L'obiettivo del mio discorso sarà demolire, a partire dalle fondamenta, il castello argomentativo presentato dalla squadra di governo. Successivamente mi occuperò di ribadire quelle che sono le tesi portate dalla mia squadra. La mia confutazione sarà costituita da tre punti fondamentali. Andrò in primis ad analizzare quella che è il calare nella realtà l'obsolescenza programmata. Successivamente andrò ad analizzare l'intrinseco collegamento tra obsolescenza programmata e sviluppo tecnologico presentato dalla scuola di governo. Ultimo, ma non per importanza, andrò ad analizzare come l'obsolescenza programmata non favorisca in alcun modo lo sviluppo economico. Partiamo dunque da quello che è il mio primo punto di confutazione, andando a calare nella realtà, nello status quo odierno, quella che è l'obsolescenza programmata. Difatti, più volte nel corso dei nostri discorsi abbiamo presentato all'altra squadra come effettivamente non vi sia un dato che collega l'obsolescenza programmata con quello che è lo sviluppo tecnologico che si viaggia ad oggi. Basta citare gli esempi portati dalla scuola di opposizione. Sono esempi che si basano su quanto è successo 100 anni fa. Il cartello Fibus è sì una realtà di obsolescenza programmata, ma era calata in una realtà storica completamente diversa da quella odierna. Allo stesso tempo non c'è stato presentato alcuna azienda effettiva che pratichi e che operi in un regime di obsolescenza programmata. Why? Prego. Siete consapevoli che comunque la Apple è stata apertamente multata per aver utilizzato l'obsolescenza programmata e che quindi tutti i dati che abbiamo riportato sono estremamente difesi da questo? Grazie per la domanda e la risposta per detta. Sì, Apple ha agito in un regime di obsolescenza programmata, ma gli introiti derivanti da questa azione non hanno inficiato in alcun modo su quello che è stato lo sviluppo dell'azienda. E questo sarebbe stato un punto che avrei affrontato anche successivamente nel corso dei miei discorsi. Passando oltre, vorrei anche analizzare quello che è, sempre per presentare il fatto che l'obsolescenza programmata, al giorno d'oggi, è un fenomeno distruttivo. Vorrei analizzare uno studio dell'OCIS, l'Osservatorio Internazionale per la Coesione e l'Inclusione Sociale. Esso afferma che al giorno
al fatto che l'obsolescenza programmata non favorisce in alcun modo lo sviluppo e lo sviluppo economico. E per fare ciò volevo collegarmi a quello che sono i documenti dell'Unione Europea, e se noi tutti sappiamo quali sono gli obiettivi dell'Unione Europea: favorire quelli che sono lo sviluppo tecnologico, economico e sociale all'interno dell'Unione. Vorrei presentare a voi l'Atto Unico Europeo. Fin dalla sua adozione, nel 1987, lo scopo della politica dell'Unione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico è stato quello di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria dell'UE e di farla diventare più competitiva a livello internazionale. Cosa è successo nel corso degli anni? Nel corso degli anni l'Unione Europea è andata contro quello che è il fenomeno dell'obsolescenza programmata. Il 22 marzo di quest'anno è stata di fatto presentata una proposta di legge successivamente approvata relativa al diritto alla riparazione, e in più è stato redatto un libricino di 106 pagine in cui vengono esplicitate tutte le motivazioni per cui una maggior durata di vita dei prodotti, come sostenuto da Giuliano e da Fato nei loro discorsi, porterebbe a benefici non solo ai consumatori, ma anche alle aziende di piccole, medie o grandi dimensioni e all'ambiente. Ciò cosa significa? Che la stessa Unione Europea, l'ente più competente in questo ambito, se così possiamo definirlo, ritiene l'obsolescenza programmata un fattore che non favorisce in alcun modo né lo sviluppo tecnologico né lo sviluppo economico. E invece vorrei presentarvi come un'azienda che opera responsabilmente, sviluppa tecnologicamente i propri mezzi. E vorrei presentarvi l'esempio di Google. L'azienda ha fatto di tutto per affermarsi come marchio socialmente consapevole. Prendiamo ad esempio l'iniziativa Google Green, che ha visto l'azienda ridurre i costi energetici fino al 50% solo nei loro data center, sì, dall'inizio. Una riduzione che è stata possibile solamente attraverso un vero ed effettivo sviluppo tecnologico, nato da una volontà di aumentare non solo la durata di vita dei prodotti, se così possiamo dire, ma per garantire un vero e effettivo sviluppo tecnologico. Nel corso del mio intervento, mi stavo pensando di riassumere e concludere, ho presentato come non vi è alcun collegamento tra l'obsolescenza programmata e lo sviluppo tecnologico. Vi ho spiegato come nella realtà odierna le aziende non operino in un regime di obsolescenza programmata, e inoltre ho ribadito, come affermato da Giuliano da Fatu, che l'unico modo per garantire un effettivo sviluppo tecnologico sia utilizzare quella che è la CSR e seguire i suoi valori. Ringrazio per la parola mi concessa, passo la parola a Giuliano. Con questo mio ultimo intervento vorrei ripercorrere criticamente l'andamento del dibattito, focalizzandomi su quelli che sono stati i principali punti di scontro emersi durante lo stesso. Un primo punto di scontro può essere senz'altro ritrovato nel fondamentale concetto di sviluppo. La Casa di Governo ha asserito come il concetto di sviluppo sia affine, se non addirittura coincidente, con l'introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi all'interno di mercato. Asserendo quindi come lo sviluppo e la sua definizione coincidano di fatto con il concetto di innovazione. La mia casa, di contro, ha esplicato e dimostrato come il concetto di sviluppo, un concetto lungimirante, intrinsecamente legato ad un apporto di benessere fondamentale per l'essere umano, sia teso verso un miglioramento della qualità della vita di coloro che fruiscono di tali tecnologie, delle tecnologie coinvolte all'interno della mozione, e non assolutamente ad una loro volontaria limitazione della vita utile. Un secondo punto di scontro può essere riconosciuto nella contestualizzazione storica. La Casa di Governo ha ambientato la propria argomentazione, l'obsolescenza programmata e il suo presunto legame logico con un concetto di sviluppo nel passato. Nello scorso secolo, se volessimo, negli scorsi secoli meglio, con la rivoluzione industriale o con l'esempio del cartello Phoebus. La mia casa, di contro, opera e ragiona qui ed ora, in un contesto odierno. Considera il fenomeno attuale dell'obsolescenza programmata, un fenomeno il quale non apporta benessere ma lo annichilisce, in un circolo virtuoso, vizioso, di produzione ed acquisto di prodotti qualitativamente scarsi. E vorrei ora focalizzarmi su quello che è un terzo punto di scontro,
nel quale però abbiamo rilevato effettivamente una componente che potrebbe essere definita di incontro, ovvero la funzionalità dell'obsolescenza programmata. La Casa di Governo ha difatti asserito come l'obsolescenza programmata sia un fenomeno il quale favorisce l'introduzione di prodotti dal prezzo inferiore e quindi di maggior accessibilità, se volessimo, anche al consumatore, il quale è in questo modo costretto ad un acquisto ciclico, apportando di fatto un aumento della ricchezza per le grandi imprese, concetto dal quale noi non ci discostiamo, concetto sul quale noi concordiamo assolutamente, ribadendo però come tale concetto coincida, sia legato ad un concetto di crescita economica, estranea, come dimostrato dalla mia casa, da un concetto di sviluppo in senso pieno, in senso, se volessimo, antropologico, e di aumento del benessere e della qualità della vita per l'essere umano. Riconosciamo pertanto, se volessimo, la presenza di due universi paralleli, contrapposti. L'universo della Casa di Governo, la quale, non considerando l'accezione univocamente positiva del termine sviluppo, limita l'analisi della mozione alla sola crescita, alla sola innovazione tecnologica, concetto scevro di alcuna connotazione positiva, di qualunque concetto di vantaggio che non sia meramente economico ed edonistico. E l'universo, dall'altra parte, della casa di opposizione, l'universo della mia casa, il quale riconosce pragmaticamente come intercorra un divario incolmabile tra un concetto di sviluppo e un concetto di crescita, inerente alla definizione di obsolescenza programmata, la quale ha un fondamento incontrovertibilmente negativo, a differenza del concetto di sviluppo, il quale non può in alcun modo essere slegato, ribadisco, chiedo scusa per la ripetizione, ma ci tengo a ribadirlo, da un fondamentale apporto di benessere. Ringrazio per l'ascolto, concludo qui il mio intervento. Salve a tutti, sono Francesco e condurrò la replica per la squadra Pro. Partirei anche io, come ha fatto il mio speaker avversario, dai punti di scontro principali che sono venuti fuori nel corso di questo dibattito, partendo ovviamente dal concetto della definizione. Ecco, potremmo dire che la maggior parte delle confutazioni portate avanti dall'altra squadra si siano basate su questo concetto teorico di sviluppo, di fatto considerandolo come qualcosa di diverso dall'innovazione. La nostra squadra invece ha portato un concetto di sviluppo molto più pratico, riferendosi alla realtà. Difatti, non andando mai a dimostrare in maniera concreta come lo sviluppo non si attesti e come e quale sia davvero la differenza nel pratico tra lo sviluppo e l'innovazione. Ma difatti, considerando lo sviluppo nel modo in cui lo considera sostanzialmente la squadra pro contro, difatti è arrivata in maniera paradossale ad affermare che storicamente non è esistito mai lo sviluppo. Perché lo sviluppo doveva coinvolgere un fattore di benessere, di ricerca e qualità della vita, in realtà, nel secondo la squadra contro, nel corso della nostra storia. La squadra pro, invece, riportando esempi contestualizzati nel passato, è in realtà riuscita invece a dimostrare come lo sviluppo tecnologico abbia in passato migliorato le condizioni di vita e nel momento in cui è stata applicata la strategia della obsolescenza programmata. Ma andando avanti, un altro punto di scontro si è attestato sostanzialmente nel concepire l'obsolescenza programmata all'interno della realtà. Potremmo dire che la squadra contro, in sostanza, ha negato proprio il fatto che le aziende ad oggi utilizzino l'obsolescenza programmata. Ma allora, in che senso
Che senso aveva parlare oggi di questa mozione, se ad oggi non è un fatto, non è qualcosa presente nella realtà? La nostra squadra invece riconosce che questa è una consuetudine che tutte le aziende apportano, e anzi è una realtà pratica, perché alle aziende nel corso della storia gli è servito, cioè sono state avvantaggiate dall'utilizzare questo tipo di strategia. Quindi nella realtà dei fatti questo tipo di strategia è presente, no, non è presente, altrimenti non avrebbe senso proprio parlarne. Ma andiamo a un altro punto, il fattore della funzionalità della nostra proposta e potremmo dire di questa controproposta portata avanti dall'altra squadra. Difatti noi riconosciamo il valore dell'obsolescenza programmata soprattutto relazionata allo sviluppo tecnologico. La squadra avversaria, che in che modo vuole, diciamo così, cambiare, modificare l'industria? Perché tutte le confutazioni che sono state portate avanti in merito al concetto di sviluppo economico, in merito al concetto di sviluppo tecnologico, confutavano in sé per sé il modo in cui funziona l'industria oggi, non l'obsolescenza programmata. E quindi lo chiedo all'altra squadra, in che modo vuole cambiare la realtà dei fatti? Questo nel corso del dibattito non c'è mai stato spiegato fino in fondo. Difatti, non considerando neanche che l'obsolescenza programmata sia una realtà oggi. Dunque, quello che viene fuori da questo dibattito sono due visioni della realtà. La visione della squadra pro è una visione estremamente, diciamo così, razionale, estremamente pragmatica. Abbiamo dimostrato tramite il corso delle nostre argomentazioni come l'obsolescenza programmata non solo sia un fattore importantissimo delle industrie e delle aziende oggi, ma che di fatto incrementi lo sviluppo tecnologico, perché è proprio nella sua natura farlo, e questo si attesta tramite un percorso storico. In realtà la squadra avversaria invece si è proiettata in un mondo, diciamo così, utopico, diciamo così, teorico. Non ha mai dimostrato nel pratico perché l'obsolescenza programmata non favorisca lo sviluppo tecnologico. Grazie. Allora, è finita, adesso siete più tranquilli, eh? No? Adesso c'è l'ansia per sapere se avete vinto o no, e questo è vero, però... Allora, intanto, in questo momento si interrompe la diretta streaming, la riprenderemo tra qualche minuto, pochissimi minuti, quando i giudici ci porteranno i due verdetti, ok? Thank you.
Allora, benissimo, eccoci di nuovo collegati per il momento
più atteso a questo punto ovviamente di questa giornata, e cioè la proclamazione delle due squadre vincitrici, quella del campionato italiano di debate in lingua inglese e quella del campionato italiano di debate 2023 in lingua italiana. Sono stati tutti bravi, abbiamo detto che in realtà sono stati bravi anche quelli che fino a ieri hanno partecipato, hanno gareggiato, si sono impegnati e oggi hanno assistito a questo momento. L'augurio che io credo che tutti noi facciamo a loro di poter l'anno prossimo tornare, non so dove, non so se qui o altrove, qua è sempre una sorpresa, ed essere lì dei protagonisti della finalissima. Però quest'anno questa cosa è toccata a due squadre, tra quelle in lizza. Avrà vinto il Fermi Monticelli di Brindisi o il Galilei di Pescara il campionato italiano di debate 2023 in lingua inglese, o avrà vinto l'Alfano, l'Istituto Alfano di Termoli, oppure l'Einaudi di Bassano del Grappa il campionato italiano di debate in lingua italiana? Questo lo sanno già in realtà i due che hanno in mano la busta, che sono Manuele De Conti e Graziano Perillo. Chiamo Manuele De Conti che mi consegnerà la busta. Attenzione, dovete cominciare il gigantesco grazie. Dovete continuare, non è basta. Qua siamo all'esito per il campionato italiano di debate 2023 in lingua inglese. È stato vinto da, con il giudizio all'unanimità, dalla squadra Pro Pescara. Oltre ad abbracciarci dovete venire qua, sennò le telecamere non vi vedono. Attenzione a non abbattere lì. Sara, eccoli qua. Prof, strumenti. Guarda qua la foto. Emozionati. Molto, molto. No, mamma mia, anche di fisicamente. Sì, è male. Prof, cosa ci dice qua? Sono soddisfatto, hanno fatto un grande torneo. Tra l'altro eravamo un po' preoccupati perché loro si sentivano più preparati come posizione, però hanno dato il meglio in una finale equilibrata. Faccio i complimenti all'altra squadra che anche ha meritato. Prenditi. Grazie davvero. Un inglese meraviglioso, un inglese perfetto. Adesso però chiamiamoli nell'applauso anche i loro avversari, i ragazzi e le ragazze di Brindisi, del Fermi Monticelli. Venite qua. Loro sono delusi, sono solo arrivati secondi in Italia. Bravi loro, prof, qua unitevi. Vai. Allora, questo è il secondo? Prima, no, andiamo al secondo. Allora, ai secondi classificati chi lo diamo? Il premio. Eccola qua, seconda squadra classificata nel piano di debate in inglese.
Monticelli, Ferri Monticelli di Brindisi. Squadra vincitrice dei campionati nazionali di debate, abbiamo detto che Pescara Liceo Galilei. Eccolo qua. Grazie, grazie, grazie. Benissimo, e ora siamo all'atto finale. L'atto finale, perché siamo in fondo quelli che hanno dibattuto in italiano? Siamo in fondo perché la partecipazione delle squadre italiane è stata molto, molto, molto più grande, eh? E nonostante il fatto che entrambe le squadre fossero davvero composte da ragazzi e ragazze bravissimi, noi siamo costretti, come sempre, perché questo è quello che viene quando c'è un campionato, a proclamare qualcuno che vince. E allora io adesso mi viene dalla busta, viene Graziano Perilli, giusto? Riccardo? Riccardo Perilli, ho sbagliato tutti i nomi. Perillo, oh, alla fine ce l'ho fatta. Riccardo Perillo, un applauso. Cominciamo di nuovo. Io ho già tolto dalla busta, era la busta gialla. Anche qui il giudizio è stato dato all'unanimità, quindi tutti i cinque giudici d'accordo. Vincono il campionato nazionale di debate 2023 in lingua italiana i ragazzi e le ragazze della squadra Pro Alfano Termini del Molise. Andiamo avanti, 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 avanti. Andiamo alle lacrime qua. Complimenti. Allora, complimenti. Vi facciamo ridire a tutti i nomi, così ci sono anche quelli che non hanno partecipato alla fase finale. Francesco Grisolia, secondo speaker. Giulia D'Angelo. Giulia D'Angelo con le lacrime. Certo, prima speaker. Vincenzo Massinardi. Il migliore dei coach, che è lo sciocco. Complimenti. Allora, adesso aggiungono però anche i ragazzi e le ragazze di Bassano del Grappa. Eccoli qua, vogliamo ricordare il nome anche loro, eh? Le bravissime ragazze e ragazzi di Passata e Grappa,
Giuliano Bisinella, ma manca il terzo speaker, Giovanna Lunardone, l'ho dovuto scappare. Il più importante, il più bello, il più bravo. Però, guarda caso, ma vi siete dimenticati la prof. Lorena Pizzardi. Lorena Pizzardi, benissimo. Allora, andiamo a dare, quindi, ai secondi classificati per la sezione lingua italiana dei campionati nazionali di debate. Allora lo diamo a eccolo qua, complimenti. E vincono l'edizione lingua italiana dei campionati nazionali di debate i ragazzi di Termoli. A chi lo diamo? A lei, eccolo qua. Foto fatte, tutto fatto, grazie, allora ci avviamo e lasciatemi chiamare come sempre la professoressa Colombo, andiamo a chiudere, c'è qualche comunicazione in servizio? No, adesso siete davvero liberi, ma l'ultima parola, davvero ringraziandola io a nome di tutti quanti, voglio che sia ancora sua, professoressa Colombo. Grazie e ci vediamo tra un anno. Ci vediamo. Allora, grazie a tutti per la partecipazione. È stata una bella esperienza. Grazie. Ok. A tutti. Spero che sia piaciuta, so che ho ricevuto tanti apprezzamenti da parte degli studenti che erano felici di essere qui, io sono stata felice, sono felice che voi abbiate partecipato, a nome anche della preside della scuola Capofila, che è il nostro istituto, l'istituto Tosi, grazie per essere presenti, a tutti buon rientro e che abbiate un bel ricordo di queste giornate.